è l'idea di futuro di questo nostro territorio che oggi noi possiamo concretamente realizzare grazie a questo governo regionale. Questo governo regionale che ha assunto gli impegni nei confronti del Fermano e che li sta mantenendo. La firma di oggi è fondamentale dopo l'allocazione delle risorse nel bilancio 2016, pluriennale 2016-2018, quindi l'ospedale è una realtà, ma l'ospedale porterà non soltanto un'importante infrastruttura sanitaria in un territorio che dovrà guardare anche oltre i suoi confini, ma porterà anche le infrastrutture viarie, perché oltre all'ospedale è prevista una pretella di collegamento con la rotatoria. Questa opera noi la dobbiamo vedere insieme alle opere che sta appaltando la provincia di Fermo per il prolungamento, la variante Molini, la terza corsia fino a Pedaso, che il Presidente ha già chiesto al Ministro Delrio con un documento consegnato il 20 luglio, la terza corsia fino a Pedaso, se non riusciremo a riaprire questa vicenda e quindi realizzarla, porterà a questo territorio degli interventi, delle opere compensative. Tra queste c'è la Lungotenna, oltre ovviamente a importanti compensazioni che dovranno essere dirottati sulla città di Porto San Giorgio, che subisce il maggior disagio per il prolungamento, però tra queste c'è la Lungotenna. Quindi noi potremo arrivare a questo importante polo ospedaliero via autostrada tramite il casello di Porto Sant'Elpidio e Lungotenna e via Mezzina da Civitanova. Quindi immaginiamo noi il futuro del Fermano se riusciremo a fare queste opere, e le faremo, perché l'ospedale ormai è realtà, credo che il futuro sarà migliore per i cittadini.